Nome: Stefano. Cognome: Okaka. Pregi e difetti: pregio, sono molto buono, e un difetto, permaloso. A quasi un anno di distanza hai ritrovato la maglia della nazionale. Mister Conte ha detto di aver voluto premiare la tua tenacia. Te l'aspettavi? Ma non me l'aspettavo, però lo ringrazio e sono molto contento. Quasi un anno fa hai segnato il primo gol con la nazionale, proprio nel giorno della tua prima presenza. Cosa hai provato? Sinceramente, nell'intervista dopo non riuscivo neanche a parlare, però nascondo molto bene le emozioni. Ecco, come sta andando la tua avventura con l'Anderlecht? Ma molto bene, mi sono integrato bene in un grande club e sono felice di questo. Cosa ti manca di più dell'Italia? Sicuramente il sole, il clima e il cibo. Sicuramente però hai incontrato tanti italiani. Sì, tantissimi italiani, possiamo dire che c'è una Little Italy. Con l'episodio più curioso che ti è capitato in questi primi mesi? Ma l'episodio curioso è stato quando ho fatto gol contro il Tottenham, che mi sono lanciato la scarpa in mezzo al campo e ho fatto il giro del campo con la scarpa in mano. Cosa ti hanno detto? Che ero un pazzo. Chi era il tuo idolo da bambino? Ronaldo il fenomeno, è un campione e io campione considero chi è che cambia il calcio, e lui ha cambiato il calcio con i suoi doppi passi. Tu sei molto legato a Castiglion del Lago, che ricordi hai di quel periodo? Un periodo molto bello insieme alla mia famiglia, che si è integrata molto bene, un paesino dove sono cresciuto, dove torno sempre appena ho la possibilità, sicuramente rimarrà un punto di riferimento per tutta la mia vita. Poi c'è qualche persona in particolare alla quale sei rimasto legata? Sì, c'è Diego, il mio migliore amico, il mio amico di sempre, lo saluto, ciao. Ecco, cosa avviene ogni anno proprio a Castiglion del Lago nel mese di aprile? Hai quattro possibilità. La sagra del tulipano. La sagra del tulipano. Quindi le altre non le dico? No. So, dammi un aggettivo per queste tre città italiane. Roma. Emozionante. Parma. Fighettina. Posso dire nervi anche. Nervi, un posto molto bello e un senso di libertà, perché c'è il mare, è stupendo. Ti ricordi dov'eri la sera del 9 luglio 2006, la finale mondiale con Italia-Francia? Dove l'hai vista la partita? Non mi ricordo. Ah sì, ero a casa e poi ho fatto il bagno nel lago. Il difensore più forte contro il quale hai giocato? Sicuramente Chiellini. Il compagno di squadra più forte con il quale hai giocato? Totti e Cassano. Tra Totti e Cassano? Tutti e due. Il gol più importante che hai segnato? Con la nazionale. Ce lo puoi descrivere? È stato un calcio d'angolo, sono andato sul primo palo, l'ho sfiorata e è andata dentro. E adesso qual è il prossimo gol che vorresti segnare? Spero che sia uno importante e emozionante sia per me che per la mia famiglia. All'età di 12 anni tu hai giocato per un breve periodo a pallavolo. Ecco, come nasce questa passione? Questa passione nasce perché ero molto amico del figlio di un presidente di una squadra del Perugia Volley. Mi ero appassionato, avevo smesso calcio e avevo incominciato a giocare a pallavolo. Poi dopo la passione del calcio ha prevalso e ho continuato a giocare a calcio. Una breve parentesi extra calcistica. Il tuo primo bacio, te lo ricordi? Sì, a 13 anni penso. Come hai conquistato invece la tua ragazza? Quale ragazza? L'ultima, diciamo. Ma l'ultima non scende nei particolari perché non è finita tanto bene, sinceramente. Adesso al volo una raffica di domande. Facebook o Twitter? Facebook, perché Twitter non ci capisco niente. Bicicletta o motorino? Non ho mai avuto il motorino, quindi bicicletta. Dolce o salato? Dolce. Oliver Hutton o Mark Lenders? Oliver Hutton. Il viaggio più bello che hai fatto? A New York. Perché ti ha particolarmente colpito? Era una città che mi incuriosiva e l'ho fatto con mio fratello e mio migliore amico. È veramente una città molto particolare, molto alternativa. Ed il prossimo viaggio invece potrebbe essere a Lagos? Sì, sicuramente ho voglia di conoscere almeno i miei parenti, quindi sicuramente andrò a Lagos. Un saluto a tutti i tifosi italiani in Belgio, so che siete tantissimi e quindi vi aspettiamo allo stadio per sostenerci alla partita. Hello to Viva Azzurro fans, ciao, un abbraccio.